oggi video che penso interesserà più le ragazze, i ragazzi. Quindi oggi vi farò vedere come metto le mie unghie finte. Quindi, allora, in questi giorni ho le unghie che si sono rotte, non so perché. Allora, però metterò queste unghie. Normalmente mantengono una settimana. Allora, questa è la prima volta che li compro, le ho acquistate al mercato, le ho pagate solamente 1 euro, quindi provo se funziona, se no avrò perso solo 1 euro. Comunque io lo metterò, ma non con la colla che ci sta già dentro. Questa è la marca Yes Love, che ho già comprato rossetti, varie cosine, e normalmente sono buone. Quindi, ma non userò questa colla, io ho una colla che compro a un negozio specializzato nelle unghie, la pago solo 1 euro, vediamo, è così, 1 euro, vedete se vedete. E normalmente questa colla fa mantenere le unghie un bel po', una settimana, anche 10 giorni. Quindi, allora, provo con queste unghie. La prima volta che li compro, quindi vedremo che risultato mi darà. Allora, per fare la posa delle unghie, allora, ci occorrono le unghie finte, qui ce ne sono 12, colla, oppure la colla che già sta dentro, vedete? Se non avete una colla, la colla già che sta dentro, unghie, colla, il dissolvente per togliere il resto trasparente che ho sulle unghie, un po' di cotone, questi bastoncini per fare un po' di manicure, per spingere un po' le pellicine prima di mettere le unghie. Poi, una volta messo le unghie, li taglierò, gli farò la lunghezza che voglio, perché questi sono esageratamente lunghi, quindi li taglierò con questi. Dopo, con le mie lime, quindi farò il contour delle unghie. C'ho questi due, vediamo, qui ci sono qui ce ne sono sei, no, sette facce di Allora, ragazze, vi occorrerà, dicevo, anche una lima per unghie, e poi metterò un top coat alla fine sulle unghie per farle belle lucide. Ok, cominciamo. Allora, io ho dei residui di base, di smalto trasparente, quindi vado a toglierlo, vado a rimuoverlo. Ok, tolto lo smalto, preparo la colla. Colla Fusongle, colla per unghie finte. Ok, scusate, ho le unghie veramente in un tristissimo stato, quindi andiamo ad aprire bello il packaging. Allora, facciamo da questa parte, forse si apre più facilmente. Quindi dentro ci sono 12 unghie, se casomai una non va bene oppure si rovina. Allora, come vi dicevo, la prima volta che comprerò questi, io
Normalmente li compro una boutique per le unghie e sono esattamente questi, vedete? Con la colla che è esattamente uguale a questa perché è lo stesso negozio dove la compro. E queste unghie sono veramente buone, vedete? Ce n'ho ancora altre. Ma non le metto perché sono un po' troppo impegnative con gli strassini, quindi questi me li metterò in un'altra occasione. Questi mi durano tantissimo con la colla. Questa è la prima volta che li compro e non so il risultato. Beh, sono un po' sottili. Vediamo a confronto di questi. Vediamo la differenza. No, sono uguali. Allora, vedete? Mi sembra che sono ancora più leggeri. Quindi questi li ho comprati. Però in questi ce ne stanno 24, eh? Vedete? 24, questi ce ne stanno. Questi invece ce ne sono solo 12. Questo vi ho pagato 5 euro. Sono belli perché, vedete? Sono fatte veramente bene. Vedete? Con gli strassini, i fiori. Comunque sono un po' più, diciamo, più elegantucci, ma scusate, ne ho perso uno. Ok, non ci prolunghiamo, incominciamo. Allora, cominciamo a prendere la misura. Ecco, impeccabile, la misura va bene. Vediamo questa parte. Queste, sì. No, questo è troppo grande per me. Dunque, queste due vanno bene. Incominciamo per metterle in ordine. Non so se vedete bene. Ecco, queste sono le. Poi. Vediamo tra questo e questo. Vanno bene. Qui vanno bene, quindi metto le seconde. Uguale. Poi scusate, ma devo mettere così, se no non mi trovo. Allora, poi andiamo a quelli del centro, medio. Bene, stanno fatti bene, eh? Le misure corrispondono benissimo, specialmente che io ho delle unghie comunque piccole, quindi vanno benissimo. Ok, allora questo è il medio. Adesso prendiamo l'anulare, ottimo, benissimo. Bene. Adesso mettiamo il mignolo. Ci sta benissimo. Allora, le ho passate un po' con la lima delle unghie, le ho fatte un po' per bene, così, vedete, perché certe unghie stavano messe proprio male. Ho passato un po' la lima dappertutto, appena appena, per togliere veramente le punte che possono dar fastidio. Poi io prendo con lo step numero 5 della mia lima. E vado a fare così per togliere un po' di lucido e così la colla attaccherà meglio. Ok, adesso prendo un po' di cotone che ci stava ancora un po' di dissolvente sopra. Tolgo. La polvere che si è fatta quando ho passato la lima. Ok, adesso procediamo quindi alla posa delle unghie. Allora, apro la colla. Vediamo. Ecco. Aprire. E bisogna, mi sembra, sì.
prendo le unghie e vado a tagliare un po' la punta, se ci riesco, mi sembra di no, ma prenderò delle forbicine. Ok. Allora, ho tagliato la punta, quindi appoggio qua, mi pulisco un po' le mani perché ci stava un po' di colla e andiamo a mettere le unghie. Quindi mettiamo, ecco, un po' di colla sopra l'unghia e la spargiamo bene dappertutto. Non toccate con le mani, se no ci avete le mani che si incollano. E andiamo. Si mette bene. E lo mantengo per qualche secondo. Premiamo bene, così esce l'aria e non fanno le bollicine. Perché se ci sta l'aria vedremo apparire delle bollicine e rischia più facilmente l'unghia di togliersi. E voilà. Vedete? Ok, adesso passiamo con la seconda. Facciamo sempre lo stesso procedimento, prendiamo una goccia di colla, lo mettiamo sopra l'unghia, ma solo sulla parte che si deve incollare alla nostra unghia, non sotto. Ok, spingiamo, lo mettiamo bene e voilà, e si aspetta. Qualche secondo, vedete? Adesso facciamo il terzo. Non so se vedete bene, perché non c'è più sole. Ok, adesso passiamo all'altro, il medio. Mettiamo una goccia, non so se vedete bene. Mettiamo dappertutto. Giriamo l'unghia e la mettiamo, la appoggiamo sopra, le mettiamo. Ecco. Certe volte può capitare che si incolla un po' le dita sull'unghia, ma si toglie facilmente. Vedete? Poi qui, vedete, è rimasto un po' macchiato, poi con il top coat si toglie tutto. Ok, vedete? Adesso mettiamo una goccettina piccola perché l'unghia del mignolo è piccolo, quindi ecco, così. Vediamo. Ai ai ai, c'è un'unghia troppo piccola, quindi è un po' difficile ammetterla. Ecco, ok.
voilà. Allora ragazzi, io continuo con l'altra mano, ci vediamo dopo. E voilà ragazze, queste sono le unghie messe. Allora, ho avuto un problemino con questi due perché ho risposto al telefono e la colla si è andata dappertutto e ho avuto un problemino. Comunque non ci sono problemi perché adesso li metterò a posto. Quindi voilà, questo è il risultato. Adesso togliamo la colla, togliamo tutto. Adesso con il tagliaunghie andiamo a fare la lunghezza desiderata. Quindi io non li voglio tanto lunghi, quindi li taglierò questa lunghezza. Allora, ecco. Vedete? Non tanto lunghi. Poi li andremo a fare come si deve. E tagliamo tutte. Ok, io continuo. Allora ragazze, ecco, allora ho tagliato le unghie, vedete? Non sono tanto lunghe, quindi adesso con la lima per le unghie andrò a metterle a posto. Ecco, là gli do la forma che voglio. Vado a prendere questa, forse un po' più. Allora, ho cambiato lima da unghie perché questa non era buona. Ecco, quindi io vado a dare la forma che voglio. Bello. Questa forma sono molto più naturali, più corti. Si vede appena appena un po' di bianco. Vedo con questa. Ecco ragazzi, io continuo, ci vediamo dopo. Ragazze, ecco, tutte le mani, le dita sono state fatte. Vedete? Quindi adesso passo a pulirle un po' il sopra, quindi vado con lo step numero 4 di questa lima. Quindi faccio un po' così. State attente, non fate come me perché io ho limato un po' troppo, ho tolto anche il bianco, ma comunque non fa niente, metterò un fiore. Scusate. Togliete un po' la colla, quello che è rimasto di lato. E voilà. Sono belli, naturali così. Adesso vado a passare un po' di top coat trasparente. Allora, come vi dicevo, adesso passo top coat della Essence. Veramente a me questo non piace tanto.
quello che mi piaceva tantissimo era questo. Non lo so se ce l'ho ancora, questa è la base. Mi sembra che non ce l'ho qui. Era quello di prima, questo non mi piace tanto, comunque va bene lo stesso. Quindi vado a mettere i top coat. Scusate, mi sembra che comincia a essere un po' scuro perché non c'è più sole e allora, come qui, come vi dicevo, ho tolto un po' di bianco, andrò a metterci un fiorellino. Non lo so se lo vedete. Ecco, sì, là. Allora, vado a scegliere un fiorellino. Allora, ci metterò questo. Allora, vado a toglierlo. Prendo la pinzetta. Non vi garantisco il risultato, ma ci provo. Ok, vedete? Quindi adesso ci passo un'altra passata di top coat, così non si muove. Ok, vedete? Adesso continuo. Rimetto un po' di top coat qui, così ci metterò lo stesso anche da questa parte. Ecco, messo il fiore, adesso ci ripasso un po' di top coat così il fiore non si muove. Ok ragazze, ecco le unghie, finite le mani, fatte la manicure, non so se vedete bene, io non ho più luce, faccio in fretta, ecco molto bene. Allora, questo video lo faccio oggi, è lunedì, quindi vi farò vedere quanto tempo dureranno queste unghie. Ok, ciao ragazze, vi auguro una buona serata. Ciao con le mie unghie nuove, ciao.